Eccoci qui, buonasera, benvenuti, bentornati, bentrovati. Come sempre salutiamo chi viene questa sera. Sentite come si sente bene adesso? Facciamo un applauso al microfono. Finalmente si sente, oh che bello. Chi viene questa sera per la prima volta? Ben arrivati, guarda che belli. C'è anche un mio amico prete, il mio compagno di messa là in fondo, Don Davide. Facciamo un applauso a Don Davide. E voi dite, e chi cacchio è questo qua? Appunto, se lo conoscete lo evitate. Allora, entriamo nella nostra sesta passeggiata di quest'anno. È una passeggiata molto particolare, perché è particolare il personaggio che conosciamo questa sera. Eti Hillesum. Sapete che nel percorso di questi anni la mia scelta è sempre stata quella di non affrontare testi religiosi. Il bello di questi nostri incontri è l'intreccio tra testi non religiosi e tematiche di spiritualità. Però il diario di Eti è un'opera così fuori dal comune che ho resistito un po' di anni e poi è cascato dentro. Ho scelto di metterlo in quaresima perché ci dà anche un respiro di quel tipo. Quindi, Eti Hillesum. C'è qualcuno che non ha idea di chi sia Eti Hillesum? Per avere un po' un'idea. Benissimo, va bene. Il diario di Eti Hillesum è una cosa di queste dimensioni qua. Questa è l'edizione integrale, ma è disponibile un'ottima edizione, la prima che è uscita in realtà, prima pubblicata nel 1981, che raccoglie un quarto di questi scritti ed è un'ottima selezione anche quella. Chi è Eti? Eti, diminutivo di Esther, capite subito che è una donna ebrea olandese, è nata nel 1914, già subito la prima cosa, ho sbagliato la data di nascita, mi è sfuggito un 1915, in realtà è nata il 15 gennaio 1914, e muore a novembre del 1943, muore a 29 anni ad Auschwitz, campo di sterminio. Perché conosciamo Eti? Perché Eti da un certo punto in avanti comincia a scrivere questo diario, questi 11 quaderni che ci sono giunti, suo diario intimo, personale, vedremo perché comincia a scriverlo, e prima di essere deportata ad Auschwitz li lascia a un amico che dopo la guerra cerca più volte di farli pubblicare, li presenta a vari editori, tutti lo rimbalzano perché è appena finita la guerra, non è ancora il momento di mettere mano a queste cose, finché finalmente nel 1981 una casa editrice olandese pubblica e questi quaderni hanno, questo diario ha un successo strepitoso fin dall'inizio. Al punto che nasce una fondazione per uno studio dei testi integrali di Eti. Quindi, giovane donna ebrea olandese, quello che la voce che ci accompagnerà questa sera, quindi comprensibilmente non è quella bella calda ma troppo maschile di Alessandro Castellucci. Ho chiesto ad Alessandro di indicarmi chi potesse leggere alcune di queste pagine e quindi mi ha indicato Anna, che è una sua allieva. Anna Begni, ti mostri così, ecco, la ringraziamo. E quindi alcune pagine ce le leggerà lei. Eti, figlia di Luis e Riva Rebecca, lei madre russa, padre ebreo non praticante, e già questo suggerisce una tensione nella vita di Eti. In Eti ci sono tante anime contemporaneamente. Eti è un personaggio complesso. Uno entra e comincia a nuotare nel diario di questa donna e rimane colpito dalla sua, da tante cose, la sua profondità, la sua schiettezza, la sua complessità, anche la sua contraddittorietà, il suo essere un gomitolo aggrovigliato, dice di se stessa all'inizio del diario. E
e attraversare queste pagine ci permette di mettere mano a questa ricca complessità. L'infinita complicazione di questa vita, ho dato il titolo a un primo passo, richiamando parole che lei usa nel suo rapporto difficile con i suoi genitori, ha delle pagine spietate all'inizio del diario nei confronti dei suoi, dice, insomma, mi rendo conto che hanno fatto quel che hanno potuto nella mia vita, nella vita mia e dei miei due fratelli più piccoli, ma la complessità della vita, la complicazione di questa vita li ha superati da tutte le parti, quindi non hanno saputo aiutarci a diventare grandi. Varcata la soglia dell'adolescenza e ti sente tutto il caos che le preme dentro, e quindi comincia a mostrare queste contraddizioni. Da un lato vuole diventare una scrittrice, ed è un elemento che torna spesso nel diario, il desiderio di trovare le parole giuste per raccontare quello che accade dentro di lei e fuori di lei. E d'altra parte non si scrive a lettere, si scrive a diritto, giurisprudenza, non si capisce perché, non ha nessuna voglia di farlo, lo fa male, scarsi risultati, si laurea così giusto per, forse per, perché si scrive a diritto? Forse per inconscia presa di distanza dal padre che era preside nel liceo dove lei si era iscritta? Sta di fatto che poi non fa l'avvocato, non ha nessuna intenzione di farlo, si iscrive alla facoltà di lingue slave per riappropriarsi ulteriormente delle radici sue, no? La madre russa. E è un'appassionata lettrice dei testi russi, studia russo, vuole leggere Dostoevskij in lingua originale, quindi una donna anche di cultura, giovane donna di cultura. Convivono in lei due mondi, quello ufficiale della visibilità esterna, è una giovane donna intraprendente, sta volentieri con la gente, molto sociale, soprattutto è attirata dal mondo maschile che ha conosciuto poco perché il padre nella sua vita è stato sostanzialmente inesistente, le piace conoscere il mondo maschile, capito? In tanti modi, e d'altro lato ha un'interiorità molto profonda che però in casa rimane spesso un po' soffocata, conculcata, c'è questa madre un po' invadente, un po' disordinata, complessa anche lei. I due fratelli di Etty, per dare un'idea della situazione familiare, vengono più di una volta ricoverati in ospedale psichiatrico. Lei nei suoi diari più di una volta dice: io ho il terrore di diventare pazza anch'io. Ecco, questa è la complessità che vive questa giovane donna. E il lungo percorso interiore che Etty affronta nel suo diario, il diario copre un anno e mezzo della sua vita, inizia l'8 marzo del 41 e termina nel 42, ottobre del 42. Etty poi verrà mandata ad Auschwitz nel settembre del 43, quindi ci manca quella fase lì, probabilmente, anzi sicuramente c'era un dodicesimo quaderno che poi non è stato ritrovato, può essere che se lo sia portato ad Auschwitz e poi sia andato perduto. Dicevo, Etty in questo lungo percorso interiore, aiutata dapprima da questo Julius Speer, non so se si pronuncia così, Speer, che è uno psicochirologo, cioè un terapeuta che legge l'anima di chi ha di fronte attraverso la psicoterapia junghiana, ha studiato, ha conosciuto e ha seguito i corsi di Jung, e attraverso la lettura della mano. Non so se esista ancora oggi questa roba qua, non lo so, ma questo è il suo approccio e deve essere anche molto bravo perché ha un gran successo, perfino presso le giovani tedesche che gli si radunano intorno ad Amsterdam. Lui ha lasciato Berlino a un certo punto quando capisce che aria tira, va ad Amsterdam e lì incontra queste varie giovani, si forma il suo harem, dice Etty in modo così un po' sarcastico nel diario. E quindi Etty comincia a subire il fascino di quest'uomo molto più vecchio di lei, e
E dall'altro lato, a un certo punto, Speer morirà, 15 settembre del 42, e ti continuerà il suo percorso, perché l'incontro con lui è stato un trampolino di lancio. C'è tutta quella fase iniziale nel diario in cui lei percepisce di essere molto legata a lui, molto attratta, però non vuole essere dipendente. C'è tutta questa tensione nel diario. Questa è un'opera straordinaria. Se qualcuno vuole trovare strumenti per leggersi, qui ne troverà tanti. Nel suo percorso ti arriverà, ritornando al rapporto con i genitori, anche a perdonare i suoi genitori, perché il percorso di Etty è un percorso appunto di dipanamento della matassa interiore, un lungo percorso anche di pacificazione interiore. Quindi arriverà a dire: sì, mi rendo conto che papà e mamma hanno fatto quello che hanno potuto, e comunque non voglio passare la vita a dire non mi hanno dato quello di cui avrei avuto bisogno, non voglio passare la vita ad essere vittima, a rendermi vittima, a raccontarmi di essere vittima. Voglio prendere in mano la mia vita per farne qualcosa. E quindi leggiamoci già un primo brano, giusto per assaggio, questa pagina del 22 dicembre del 41, in cui parla dei genitori e dice: molte persone sono troppo ristrette, troppo chiuse nelle loro idee, e così, educando i figli, li legano a loro volta, no? Li rendono un po' impacciati, prigionieri nella vita. Da noi in famiglia era proprio il contrario. Mi sembra che i miei genitori siano stati sempre più sopraffatti dall'infinita complicazione di questa vita e che non siano mai stati in grado di fare una scelta. Hanno lasciato troppa libertà di movimento ai loro figli. Non potevano offrirci nessun punto d'appoggio, dato che non avevano mai trovato uno per sé. E non potevano contribuire alla nostra formazione perché non si erano mai trovati una forma. Capisco sempre meglio il nostro compito, il nostro di noi tre figli. È quello di permettere ai loro poveri talenti, dei nostri genitori, dispersi senza forma e riposo, di crescere, di maturare e di trovare la loro forma in noi. Per reazione alla loro mancanza di forma, assenza di vera generosità, disordine, insicurezza, cattiva amministrazione, per così dire, e forse talvolta, anche se non ultimamente, aspirazione spasmodica verso unità, inquadramento, sistema. Cioè i miei genitori che sono stati, che hanno lasciato fare qualunque roba per un sacco di anni, ultimamente si sono messi a fare i disciplinati, i disciplinatori. E non è che poi adesso di punto in bianco cercare di costringere i processi di crescita dei tuoi figli, Devi accompagnarlo il processo di crescita e non irrigidirti cercando di mettere degli argini così. Ma l'unica vera unità è quella che contiene tutte le contraddizioni e i momenti irrazionali. Altrimenti finisce per essere di nuovo un legame spasmodico che imprigiona, che fa violenza alla vita. Questo è il tenore del diario di Etty. Per fortuna a un certo punto lascia il nido familiare per frequentare l'università, andare ad Amsterdam, e quindi vive fuori casa. Per qualche anno vive insieme ai due fratelli, che si trasferiscono prima l'uno poi l'altro, lì con lei, e poi si trasferisce nella casa di Han Wegerif, un altro uomo molto più grande di lei, di cui naturalmente diverrà l'amante. Perché appunto è incuriosita dal mondo maschile, stringe facilmente relazioni, si infatua molto facilmente, non ha paura di esporsi, parlare con gli uomini anche di cose importanti. Allora, tema della possessività, che è un elemento che ritorna nelle pagine. Etty più tardi nel diario scriverà che tutto questo cercare spasmodicamente un approccio anche sessuale, un rapporto d'amore e d'amicizia, d'affetto in questo modo, non l'ha appagata. E non lo dice per moralismo o per pentimento, rimpianto, non è che dice ho disperso la mia femminilità, no, semplicemente dice che quelle esperienze non le hanno dato niente, il vuoto non si è riempito. Che cosa era andata cercando Etty?
era andata cercando una relazione umana, ricca di sentimenti e ricca di parole. Le parole sono fondamentali per Etty. Qualcuno che le dicesse nei fatti e nello sguardo: guarda, tu per me esisti, io riconosco che ci sei, tu per me ci sei. È la ricerca di un'attenzione. Ognuno di noi la vive questa cosa, no? Ognuno nei suoi modi. E aveva cercato anche un affetto, lo cerca un affetto, ma lo cerca appunto nel sesso. In questi anni confonde i due piani, sessuale e affettivo, con una disinvoltura che scandalizza alle volte anche le amiche, no? Dice un'amica di lei anni dopo, faceva parte del suo temperamento caloroso, lei era una di quelle persone che danno e prendono tutto. In questo assomigliava a una donna come Lou Salomé, amante nell'Europa del tempo di diversi personaggi significativi, tra cui il grande Rainer Maria Rilke, che è un punto di riferimento fondamentale per Etty. A un certo punto nel suo diario scrive: se io dovessi scegliere un libro che porto con me, porto il libro d'ore di Rilke. Nelle sue riflessioni troviamo tanto di Rilke. E quindi dice, una donna come Lou Salomé, per la quale l'amicizia e il contatto fisico andavano di pari passo con naturalezza. Allora, questa forte brama di possedere. Anna adesso ci legge una prima lunga pagina su questo tema, la riflessione che Etty fa sul fatto di essere troppo possessiva, appunto, troppo sensuale, nel senso che attraverso i sensi vuole accaparrarsi le cose belle, fosse anche solo un fiore, un paesaggio, se lo vuole mangiare, se lo vuole liberare, fosse un uomo, se lo vuole mangiare, lo vuole possedere. E quindi vedrete, parla anche di Speer, cominciando a delineare questo rapporto, che sarà un rapporto complesso. Dal diario risulta che abbiano avuto rapporti sessuali solo due volte, lo cita esplicitamente Etty, in realtà probabilmente saranno state di più, però questo è secondario, è un rapporto con un terapeuta che è molto più che un terapeuta, è un terapeuta particolare perché fin dal primo incontro il suo modo normale di fare è di teorizzare una cosa sensata, che anima e corpo sono intrecciati, non è che esiste l'anima e il corpo separatamente, e quindi dice: per fammi percepire quanto è forte la tua anima, dice Etty, facciamo la lotta. Un terapeuta che oggi facesse una roba così, no? Lo portiamo dallo psichiatra, no? Facciamo la lotta, e questi fanno la lotta veramente. E Etty scrive: mi sono sorpresa della mia forza perché l'ho buttato a terra, gli ho fatto uscire sangue anche, no? Uno legge queste cose e dice: mamma mia, questa è matta in mano a un matto. In realtà, se uno legge e capisce che non è follia, capisce che c'è della complessità a cui metter mano. Quindi in questa pagina troveremo anche questo. Ascoltiamo. Una volta, se mi piaceva un fiore, avrei voluto premermelo sul cuore o addirittura mangiarmelo. La cosa era più difficile quando si trattava di un paesaggio intero, ma il sentimento era identico. Ero troppo sensuale, vorrei dire quasi troppo possessiva. Provavo un desiderio troppo fisico per le cose che mi piacevano, le volevo avere. Ecco perché sentivo sempre quel doloroso, insaziabile desiderio, quella nostalgia per un qualcosa che mi appariva irraggiungibile, nostalgia che chiamavo allora impulso creativo. Credo che fossero queste forti emozioni a farmi pensare di essere nata per fare l'artista. Ora, d'un tratto, non è più così, anche se non so dire grazie a quale processo interiore. Me ne sono resa conto solo stamattina, ripensando a una piccola passeggiata intorno all'Ice Club qualche sera fa. Era al crepuscolo, tenere sfumature nel cielo, misteriose sagome delle case, gli alberi vivi con il trasparente intreccio dei loro rami, in una parola incantevole.
Mi ricordo benissimo di come sentivo una volta. Trovavo tutto talmente bello che mi faceva male al cuore. Allora la bellezza mi faceva soffrire e non sapevo che farmene di quel dolore. Sentivo il bisogno di scrivere o di far poesie, ma le parole non mi volevano mai venire e mi sentivo terribilmente infelice. In fondo io mi ubriacavo di un paesaggio simile e poi mi ritrovavo del tutto esaurita. Mi costava un'enorme quantità di energie. Ora chiamerei questo comportamento onanismo. Ma quella sera, solo pochi giorni fa, ho reagito diversamente. Ho accettato con gioia la bellezza di questo mondo di Dio, malgrado tutto. Ho goduto altrettanto intensamente di quel paesaggio tacito e misterioso nel crepuscolo, ma in modo, per così dire, oggettivo. Non volevo più possederlo. Sono tornata a casa rinvigorita, al mio lavoro. E quel paesaggio è rimasto presente sullo sfondo come un abito che rivesta la mia anima, tanto per dirla con paroloni, ma non mi impicciava più, non era più onanismo. E così è con esse, come del resto con tutti adesso. Anche la crisi di quel pomeriggio, quando ero rimasta seduta a fissarlo, tutta rigida e incapace di aprir bocca, era probabilmente dovuta a un atteggiamento possessivo. Mi aveva raccontato varie cose della sua vita personale, della moglie, da cui è separato, ma con cui è rimasto in corrispondenza, della fidanzata, con cui vuol sposarsi, ma che si trova a Londra, è sola e soffre, e poi ancora di un'altra donna che aveva avuto una volta, una bellissima cantante, con cui pure è rimasto in corrispondenza. Più tardi, mentre facevamo di nuovo la lotta, io avevo sentito la fascinazione del suo grande corpo attraente. E poi, quando mi ero seduta di nuovo di fronte a lui ed ero ammutolita, forse avevo avuto la stessa reazione di quando attraverso un paesaggio che mi tocca l'anima. Lo volevo possedere. Volevo che esse fosse anche mio. Per quanto io non lo desideri come uomo, non mi ha mai veramente colpita sessualmente parlando, anche se sento sempre quella tensione in sottofondo. Esse mi ha toccata nell'intimo e questo è ancora più importante. E così volevo averlo, in un modo o nell'altro. Provavo odio o gelosia per tutte le donne di cui mi aveva raccontato e forse mi chiedevo, sia pur inconsciamente, se sarebbe rimasto qualcosa per me e me lo sentivo sfuggire. Erano sentimenti piuttosto meschini, non certo elevati, ma me ne rendo conto soltanto ora. In quel momento mi sentivo infelicissima e sola, cosa che adesso capisco benissimo. Avrei voluto andare via e mettermi a scrivere. E credo di capire anche questo. È un altro modo di possedere, di attirare le cose a sé con parole e immagini. L'impulso che mi spingeva a scrivere deve essere stato soprattutto il desiderio di nascondermi agli altri con tutti i tesori che avevo accumulato, di annotare ogni cosa e di goderla tenendola per me. E adesso, improvvisamente, questo atteggiamento, che per ora chiamo possessivo, è cessato. Mille catene sono state spezzate, respiro di nuovo, liberamente, mi sento in forze e mi guardo intorno con occhi raggianti. E ora che non voglio più possedere nulla e che sono libera, ora possiedo tutto e la mia ricchezza interiore è immensa. Essa è completamente mio adesso, anche se domani dovesse partire per la Cina. Me lo sento intorno e vivo nella sua sfera. Se lo rivedrò mercoledì mi farà piacere, ma non sto più a contare nervosamente i giorni come facevo la settimana passata e non chiedo più a Han 100 volte al giorno: mi vuoi ancora bene? Mi vuoi ancora tanto bene? Sono proprio il tuo tesoro? Anche questo era un modo di aggrapparsi, un aggrapparsi fisico a ciò che fisico non è. Ora vivo e respiro con la mia anima, sempre che mi sia concesso usare questo termine screditato. E ora capisco anche le parole di esse, dopo la mia prima visita da lui. Quel che c'è qui, e indicava la testa, deve finire qui, e indicava il cuore. Allora io non capivo bene come questo passaggio potesse realizzarsi grazie al suo lavoro, ma in ogni caso è successo,
anche se non saprei dire come. Ha pure assegnato il posto giusto alle cose che già facevano parte di me, in una sorta di puzzle. Tutti i pezzetti erano sparsi alla rinfusa e lui li ha ricomposti in un insieme ricco di significato. Non so come ci sia riuscito, ma questa è una cosa che riguarda lui, è, per così dire, il suo mestiere. E non per nulla si parla di lui come di una personalità magica. La sincerità con cui Etty scrive ci mette mollo anche nelle sue contraddizioni, perché qui, dopo pochi giorni che ha iniziato la stesura del diario, che ha iniziato il lavoro, scrivere il diario vuol dire lavorare su di sé, inizia il diario perché Speer le dice inizia a scrivere, che ti fa bene, è un modo per lavorare su di te insieme agli altri esercizi di respirazione che le fa fare. Sono passati pochi giorni dall'inizio del diario e già Etty dice: oh, è cambiato tutto, che carina, no? Come facciamo noi quando prendiamo una decisione e ci sembra di essere, no, rinati, è cambiato tutto, la miseria, calma, e ora che non voglio più possedere nulla e che sono libera, ora possiedo tutto e la mia ricchezza interiore è immensa. Certamente la tua ricchezza è immensa, ma che tu abbia imparato a non voler più possedere nulla, Etty stessa naturalmente più volte nel diario tornerà su questa cosa: sono troppo possessiva ancora, e si incacchia con se stessa, no? Questo è un aspetto del percorso di Etty, perché un po' per volta comincerà in effetti ad accettarsi, e accettandosi naturalmente alcuni nodi si sciolgono. Stiamo brevemente sul tema della solitudine, perché è uno dei temi fondamentali. C'è un modo di stare in relazione con il mondo e con gli altri, con le altre persone, che ingigantisce gli spazi della nostra solitudine. Se io vedo un bel tramonto e desidero in qualche modo impossessarmene, la frustrazione di non potermene impossessare, di non poterlo portare con me, trattenerlo, ingigantirà il mio senso di solitudine. Se io ho il desiderio che Speer sia mio, in qualche modo mio, e lui non lo è perché c'ha la fidanzata a Londra che l'aspetta, perché c'ha un harem intorno, io dovrò vivere la frustrazione di vedere che questa tensione ingigantisce la mia solitudine. Allora scrive una pagina memorabile sul tema della solitudine, perché distingue due tipi di solitudine. Conosco due forme di solitudine. L'una mi fa sentire terribilmente infelice, perduta, quasi sospesa. L'altra mi rende forte e felice. La prima è sempre presente quando non mi sento in contatto con i miei simili, quando in genere non ho il benché minimo contatto con alcunché. Allora sono completamente tagliata fuori da tutti, da me stessa. Non afferro il senso di questa vita, né vedo ciò che unisce le cose. Non avverto il mio posto in questa esistenza. Nell'altro tipo di solitudine mi sento invece forte e sicura, in contatto con tutti, con tutto, con Dio, e so di poter affrontare la vita da sola senza dipendere dagli altri. In quei momenti mi sento parte di un tutto ricco di significato, immenso. E mi sembra di poter ancora dare molta forza anche agli altri. La prima forma di solitudine è quella pericolosa, è quella a cui mi devo opporre. Tutto deriva dal non avere ancora il coraggio di confrontarsi con se stessi e con gli altri. Ora, quello che farà Etty continuamente sarà di tuffarsi in questa solitudine ricca, in cui si insinua anche la solitudine desolata, e il coraggio di nuotare dentro questo stagno della solitudine le permetterà un po' per volta di riconoscere e prendere in mano il tesoro che nasconde. La nostra solitudine, cioè quell'aspetto della nostra individualità che ci rende quel che siamo, è ricca, è uno stagno profondo che attende di essere esplorato, ha un tesoro da consegnare. Ma se io sono sempre altrove, sono sempre impegnato a
fuggire la mia solitudine che fa parte di me. Sono sempre impegnato ad anestetizzare il senso della mia solitudine, a distrarmi, diceva Pascal. Il tesoro non è accessibile, ma noi siamo al mondo per diventare ricchi di quel tesoro. Questo lavoro sulla sua capacità di accettare la propria solitudine, come ne parla Rilke, penso che ci arriveremo, renderà Etty consapevole della sua ricchezza, al punto che quando Speer morirà, 15 settembre del 42, Etty non è straziata in cuore. Uno si aspetterebbe magari che tramontando il suo mentore lei vada in pezzi, invece assolutamente nel diario non c'è traccia di questa roba. Vuol dire che questo amore profondo, questo bene profondo è stato un bene che l'ha liberata, ed Etty continuerà il suo cammino avendo Speer nel profondo di sé, ma in quel modo che non le impedisce di camminare. Anna ci legge un'altra pagina, è esattamente quella iniziale del diario ed è in realtà una lettera che Etty scrive 8 marzo del 41 a Speer. Probabilmente non gliel'ha mai mandata, ma eccola qua. O magari gliel'ha mandata, non lo sappiamo. Caro signor S, le ho appena scritto un lungo sproloquio, ma credo che glielo risparmierò. Già solo a rileggerlo adesso non posso fare a meno di sorriderne. È tutto così patetico e ingessato. E mentre sono qui, tranquillamente seduta alla mia scrivania, e il sangue mi scorre vivace nelle vene grazie ai piacevoli esercizi che mi ha insegnato lei, mi viene quasi voglia di accarezzarmi il capo con gesto materno e dirmi: «Ma sì, piccina, vedrai che tutto si aggiusta. Basta che tu non prenda troppo sul serio te stessa, i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri. Alla fin fine dovresti vergognarti in un modo o nell'altro». Sa, quando ieri, come una scema, non riuscivo a far altro che guardarla, si è prodotto in me un tale sconquasso di pensieri e sentimenti contrastanti che mi sentivo annichilita e mi sarei messa a urlare se non avessi mantenuto un minimo di controllo. Erano forti sentimenti erotici verso di lei che io credevo di aver superato dentro di me, e al tempo stesso una forte avversione nei suoi confronti, ed un tratto ci fu anche uno sconfinato senso di solitudine, la percezione che la vita è così terribilmente difficile, che bisogna fare tutto da soli, che l'aiuto dall'esterno non è possibile, e insicurezza, paura, tutto era lì dentro di me. Un minuscolo frammento del caos che all'improvviso mi guardava dal profondo dell'anima. E mentre tornavo a casa, dopo, avrei voluto essere investita da una macchina e pensavo: ma certo, diventerò pazza anch'io, come tutta la mia famiglia. Un pensiero che mi viene sempre quando, chissà perché, mi sento disperata. Ma oggi so benissimo di non essere pazza. È solo che devo lavorare ancora molto con me stessa per diventare una persona adulta, una persona al 100%. E lei mi aiuterà, vero? Ecco, le ho scritto questa paginetta. Mi è costata molta fatica, detesto scrivere. Nel farlo mi sento sempre così impacciata e insicura. E in futuro mi piacerebbe diventare una scrittrice, pensi un po'. Caro signor S, arrivederci. E grazie per tutto il bene che mi ha già fatto. Che carina Etty, eh? Dice: detesto scrivere. Ma sì, piccina, vedrai che tutto si aggiusta. Basta che tu non prenda troppo sul serio te stessa, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri. Questo è un punto. Prendersi sul serio. Prendersi troppo sul serio. Prendersi troppo sul serio non è ancora prendersi davvero sul serio. Prendersi troppo sul serio è mettersi troppo al centro. Non potevo non mettere lì la solita citazione che facciamo sempre di Chesterton, no?
Gli angeli possono volare perché non si prendono troppo sul serio. C'è un senso di pesantezza che ti tira giù se ti metti troppo al centro. Se cominci a guardarti dentro nel tuo ombelico, ti chiudi dentro e vai a fondo, per forza. È la condizione di chi vive come se dipendesse tutto soltanto da lui. Ce lo siamo detti altre volte, no? Uno matura quando comincia a sradicare lo sguardo da se stesso e a scoprire che la sua vita non dipende tutta soltanto da lui. La mia vita non è tutta soltanto nelle mie mani. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, no, nella pagina che richiamiamo spesso, uccelli del cielo, gigli del campo, avete presente, no? Avete presente? Sì? Abbiamo già parlato altre volte? Sì? Va bene, la ripetiamo un'altra volta, dai, ripetita Juvent, è troppo bella quella pagina, no, di Gesù che dice: ragazzi, ma perché vi affannate? 6 volte lo ripete in quel pezzo lì, no? Matteo 6, 25, 33. Ma perché vi affannate? Ma guardate gli uccelli del cielo. E non è che sta dicendo imparate dagli uccelli del cielo, non è che gli uccelli del cielo sono i modelli da seguire, non sta dicendo questo. Sta dicendo, se guardate con attenzione gli uccelli del cielo, vi accorgete che vivono dignitosamente, senza angoscia. Sono le creature più spensierate del mondo. Non ammassano nei granai, non accumulano dicendo mamma mia domani arriva l'inverno. No, eppure il Padre dei Cieli li nutre. C'è una mano che li accompagna nel loro percorso. Allora, se il Padre dei Cieli si prende cura delle creature più spensierate del mondo, volete che non si prenda cura di voi? Cosa vi affannate a fare? Per quanto vi affagnate, siete in grado di allungare di un'ora solo la vostra vita? Guardate i cigli del campo. Guarda qui che belli i cigli, cosa sono questi? Quello che è? Ah, sono di plastica? No, no, sono veri. Tulipani, guardate i tulipani del campo. Non tessono, non filano, eppure guardate che splendore, il Padre dei Cieli li veste di questo splendore. Vabbè, insomma. No? Eppure domani sono già morti. Allora, se il Padre dei Cieli veste di questo splendore, di questo vestito che neanche Salomone con tutto il suo guardaroba, se li veste di questo splendore, le creature più fragili del mondo, volete che non si prenda cura di voi, del vostro vestito? Allora non affannatevi, a ciascun giorno basta la sua pena. Oggi deve occuparsi di oggi e domani di domani. La vostra vita non dipende tutta soltanto da voi. Perché se vivete come se la vostra vita dipendesse tutta soltanto da voi, voi non vi state occupando della vita, vi state preoccupando. E preoccuparsi vuol dire vivere nell'ansia, vuol dire che tutte le energie migliori vanno spese lì. E non ve ne occupate veramente. Ho messo lì anche questa pagina che mi piace tanto di Sapienza, capitolo 14, no? Chi ha scritto questa pagina non apparteneva a un popolo di navigatori e quindi per lui il mare, il grande specchio d'acqua, il lago è l'immagine, come dire, eloquente del casino della vita, no? Perché è il grande specchio d'acqua che ti può inghiottire in qualunque momento, non è l'ambiente che ti è congeniale. E quindi dice, noi ci troviamo, ognuno di noi si trova nella sua barchetta ad affrontare l'oceano della vita. È un casino, Dice, la barca fu inventata dal desiderio di guadagni e fu costruita da una saggezza artigiana, ma la tua provvidenza, o padre, la guida, perché tu hai predisposto una strada anche nel mare, anche nell'ambiente ostile, un sentiero sicuro anche fra le onde, mostrando che puoi salvare da tutto, così che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza. Siamo tutti degli imbarcati senza esperienza fino a prova contraria nella vita, no? Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili, per questo gli uomini affidano le loro vite anche a un minuscolo legno e attraversando i flutti con una zattera, con una zatterina, è fragile la nostra vita, scampano. Cosa sta dicendo? Sta dicendo, beh, noi siamo creature meravigliose perché impariamo un po' per volta a solcare le onde della vita. Arrivano le tempeste, le sberle dell'esistenza, va bene, impariamo.
Perché impariamo un po' per volta che la nostra vita non dipende tutta soltanto da noi, c'è una mano che ci accompagna, dice. Ognuno se la immaginerà come vuole, la mano della vita, la mano del Dio vivente, la mano del Padre dei Cieli, la mano della fortuna, ognuno se la elaborerà come. Ma sta dicendo questo, c'è quel principio fondamentale per cui la mia vita non dipende tutta soltanto da me. Posso affidarmi con fiducia. Affidarmi con fiducia. Ecco, Etty nel diario attraversa un po' per volta, acquisisce questa consapevolezza, si sveglia in lei questa consapevolezza. La mia vita non dipende tutta solo da me. E a un certo punto comincia a parlare con Dio, non si capisce bene dove salta fuori. Ma a un certo punto comincia ad avvertire la presenza. Etty, che nasce da padre ebreo, ma non pratica la tradizione ebraica. Viene introdotta da Speer alla lettura della Bibbia, si innamora soprattutto del Vangelo di Matteo, ma non è cristiana, non riceverà mai il battesimo, non ha nessuna intenzione di entrare nella Chiesa. Anche questo è un elemento di straordinaria modernità di questa donna, una spiritualità molto profonda che non si colloca dentro uno spazio o l'altro, è lei, punto. E allora, subito dopo la lettera che Anna ci ha letto, il giorno dopo, 9 marzo, scrive: avanti, allora. Ho un momento penoso, quasi insormontabile. Devo affidare il mio animo represso a uno stupido foglio di carta a righe. A volte i pensieri sono così chiari e limpidi nella mia testa, i sentimenti così profondi, eppure non riesco ancora a metterli per iscritto. E calma, dai, è il secondo giorno, un attimo, no? Deve essere più che altro la vergogna. Mi sento molto impacciata. Non ho il coraggio di mostrare le cose lasciandole fluire liberamente fuori di me. Ma sarà pur necessario se voglio indirizzare la mia vita verso un fine ragionevole e soddisfacente. È come nel rapporto sessuale. Alla fine il grido liberatore rimane sempre chiuso nel petto per timidezza. Da un punto di vista erotico sono raffinata e abbastanza esperta, direi quasi, perché mi si consideri una buona amante. L'amore sembra perfetto, allora, e invece rimane un passatempo che gira intorno all'essenziale, mentre qualcosa resta imprigionato nel profondo di me stessa. È così in generale, Da un punto di vista intellettuale sono così allenata da essere in grado di valutare ed esprimere ogni cosa con formule chiare. Quando si tratta di problemi della vita, posso spesso apparire come una persona superiore. Eppure, nell'intimo, mi sento prigioniera di un gomitolo aggrovigliato. E malgrado tutta la mia lucidità di pensiero, a volte non sono altro che una poveretta piena di paura. Poi va avanti raccontando del primo incontro con Speer, di come rimane affascinata, no, ammagliata da questa figura, dalla bocca grossa e sensuale. Dice che bel sorriso, anche se c'ha i denti finti perché c'ha la dentiera, insomma, lo descrive così, no? Visita seguente. Posso spendere 20 fiorini, dice lei a lui. Bene, lei può venire per 2 mesi. E anche dopo non la pianterò in asso. Ed eccomi là, con la mia costipazione spirituale. E lui avrebbe messo ordine nel mio caos interiore. Sarebbe venuto a capo delle forze contraddittorie che operano in me. Mi ha presa come per mano e mi ha detto: ecco, devi vivere così. Ah, per tutta la vita ho desiderato che qualcuno mi prendesse per mano e si occupasse di me. Magari sembro una persona coraggiosa che fa tutto da sé, e invece mi abbandonerei così volentieri alle cure di un altro. E ora questo sconosciuto, questo signor S dal viso complicato, ha compiuto miracoli in una settimana. Ginnastica, esercizi di respirazione, parole illuminanti, liberatrici, sulle mie depressioni, sui miei rapporti con gli altri, eccetera, eccetera. All'improvviso ho cominciato a vivere in modo più libero e scorrevole. Quel senso di costipazione è sparito nella mia anima,
c'è un po' più di ordine, un po' più di pace. Per il momento è ancora l'influenza della sua personalità magica a produrre questo effetto, ma in futuro si formerà una base nella mia psiche che sarà un processo cosciente. Non voglio diventare dipendente da Dashpier, continuamente lo scrive nel diario. Sto diventando troppo dipendente, non voglio assolutamente, però mi è necessario perché così imparo a... È sempre, nelle relazioni è sempre questo il tema, no? Di trovare le distanze giuste, cercarle un po' per volta. E quindi ti dice, io so essere molto lucida nelle mie analisi di me stessa, ma poi la mia scrittura rimane rimbrogliata, una matassa aggrovigliata di cui sento il peso. Ecco, lucidità e confusione si alternano. Etty, che si ferma e comincia a guardarsi dentro, comincia a scoprire che ci sono i momenti di lucidità, le intuizioni. Ci sono i momenti di confusione in cui uno dice: ma dove cacchio sto andando? Ma che cos'è che desidero nel profondo? Ma chi è che sono io? Lucidità e confusione si alternano e questa è una condizione da accettare. Ho messo lì un passo di René Dumas, filosofo, scrittore, poeta francese del secolo scorso, ma va bene, che dice ci sono i momenti di lucidità in cui vedi come dall'alto il tuo paesaggio interiore e poi scendi nel vissuto e non vedi più con lucidità perché sei giù, sei nella valle, no? Però hai visto dall'alto il panorama della tua anima, dei tuoi moti interiori, hai dato loro un nome, quindi ti ricordi del sentiero. Ecco, il tema è avere un'intuizione nella vita e cominciare a seguirla. Una luce si accende, allora comincio a seguirla. Ricordate Van Gogh, forse nella passeggiata di 2 anni fa, no? Questo che cerca per 10 anni, non capisce che cosa vuole fare nella vita, a un certo punto dice: oh, ma a me piace disegnare. E comincia a disegnare, tutti lo spernacchiano, ma lui ci tiene a questa roba. Comincia a esercitarsi con disciplina, quasi disciplina incrollabile, e quello diventerà il suo sentiero. E non è che si scoraggia, no? Tiene duro. Ecco, i padri dicevano: guarda, quando inizi a seguire una luce, poi quando tramonta la luce comincia un po' il buio, il grigiore, la nebbia, non cambiare strada. La strada la si cambia quando ritorna la luce e magari capisci che sei andato fuori strada. Allora sì. Ma non è che se tutte le volte che scende l'oscurità, il crepuscolo, cambi strada, se tutte le volte cominci a far fatica ti senti un po' disorientato, dici cambio. Ma come cambi? Ma calma. E quindi leggiamoci questa pagina in cui Etty dice a se stessa: oh, la devi finire di farti sconti. È una giovane che vuole imparare la disciplina, questa è la sua forza, no? E quindi dice: io spesso dico una cosa, la faccio per un po', poi mi stufo, la pianto lì, oppure quando mi viene mal di pancia mensile non faccio niente. Anche quelli sono momenti in cui voglio imparare a starci dentro in modo attivo. Martedì mattina, 2 dicembre 1941, alle 9:30, nel bagno, freddo, mal di pancia. Ancora non c'è un solo posto abitabile in casa. Nei momenti in cui le sensazioni di male... E questo è il motivo per cui scrive nel bagno, evidentemente, no? Non c'è un posto dove posso stare tranquilla in casa. Nei momenti in cui le sensazioni di malessere mi minacciano seriamente, mi pongo di regola la domanda: ma sei davvero convinta quando dici di voler prendere sul serio la vita? Sei davvero ispirata quando nei momenti positivi dici: ho fiducia in Dio, voglio fare della mia vita qualcosa di buono, accetto tutta la sofferenza che arriverà? Sì, ma lo pensi sul serio? Se poi ti lasci andare ogni volta che sei depressa. Però ultimamente non mi lascio più andare. Mi sto esercitando a vivere in maniera più salda, a fare in modo che la distanza tra gli alti e i bassi diminuisca. Devo attivare tutte le mie forze e tenerle attive, ma al tempo stesso continuare a sognare. E deve essere possibile unire le due cose.
In passato ho buttato via tanti giorni solo per puro malessere. Mi sono anche viziata, mi abbandonavo alla lettura di libri sul divano, al sonno, al sogno, finché non arrivava un momento di rinnovata energia in cui mi ripromettevo di fare di tutto. Ma se i momenti in cui sento che qualcosa sta cercando di svilupparsi con forza in me e nei quali mi riprometto di mettere a frutto il tempo vanno presi sul serio e non solo considerati un impulso, no? Una cosa di un momento, allora devo continuare a vivere e a lavorare anche quando mi sento meno ispirata e più abbattuta, anche se in quell'istante mi sembra senza senso. Altrimenti quei momenti di ispirazione alla lunga saranno troppo peregrini. Un solo momento ispirato deve continuare a splendere per un lungo tempo e dare forza. E poi dice a se stessa: desideri ancora troppo vivere momenti sublimi, e ti senti in realtà vittima di un torto quando la vita ogni tanto appare un po' grigia, ordinaria, soltanto un po' fastidiosa. Quando in passato mi sentivo così a pezzi e depressa a causa di quel mal di pancia mensile, non capisco cos'è questo mal di pancia mensile, non capisco. Ritenevo di avere un'occasione per non fare più nulla, per non lasciarmi andare un po', aspettando che mi tornasse spontaneamente la voglia di fare. Ancora a se stessa. Non mi fraintendere, non devi sempre vivere con grande intensità. Sarebbe addirittura deleterio per te, ma potresti benissimo darti ogni tanto un piccolo colpetto. Decidere consapevolmente di percorrere una determinata strada e non lasciarti andare ogni volta, dai. Ma a dire il vero, sta funzionando abbastanza ultimamente, che carina, no? Continua. Sto giocando a ping pong con se stessa, no? E dai, dati un po' di... Sì, però guarda che sto un po' meglio, sì, però... Sullo sfondo, chi conosce un pochino Rilke, riconosce dentro qui tanto Rilke. Ho messo lì una pagina delle lettere a un giovane che citiamo spesso, no? In cui Rilke, il giovane poeta, c'ha 20 e qualcosa anni, gioca a fare il grande saggio, ma c'ha 24 anni quando scrive queste lettere. Descrive il giovane Franz Kappus, più giovane ancora, che sta cercando un suo orientamento nella vita, no? E allora dice così. Franz Kappus gli ha scritto dicendo: io attraverso dei momenti un po' di depressione, non so bene cosa voglio dalla vita, io vorrei fare lo scrittore, il poeta, però papà e mamma vogliono che io faccia la carriera militare, a me non piace, no? Secondo te ho la stoffa del poeta? Iniziano così le lettere. Enrico a un certo punto risponde: lei ha avuto molti e grandi momenti di tristezza, gliel'ha scritto Kappus, che sono passati. E mi dice che anche questo loro passare è stato difficile e sconcertante per lei. Però la prego, si chieda se queste grandi tristezze non l'abbiano piuttosto attraversata. Non è successo che molto in lei si è trasformato? Che chissà dove, in qualche punto del suo essere, lei è cambiato mentre era triste? Sta dicendo: non buttar via il tema della tristezza, guarda che la tristezza è importante nella vita, perché la tristezza è il segno che sta avvenendo qualcosa. Non chiudere subito la porta dicendo: però che tristezza, sta maturando qualcosa, bello, abbi pazienza, no? Rischiose e malsane sono solo le tristezze che sopportiamo sotto lo sguardo degli altri per soffocarne la voce, come malattie che vengono curate in modo approssimativo e senza ragionevolezza, che si ritirano e dopo una breve pausa si manifestano di nuovo e ci devastano in modo ancora più spaventoso. E si accumulano nell'interiorità. E sono vita, ma vita non vissuta, disprezzata, perduta, della quale si può anche morire. Una solitudine, una tristezza non vissuta consapevolmente, cioè a cui non dai il nome e dentro la quale non rimani con pazienza, con fiducia, sapendo che sta maturando qualcosa. No, quella tristezza la rimuovi, ti dai ad altro, ti distrai, vai fuori tutte le sere, scappi
scappi, e intanto quella tristezza è come un nutrimento che rimane lì, nell'angolino di te, e comincia a marcire, e dopo fa infezione, e dopo è tutta vita non vissuta, dice. Se solo ci fosse possibile vedere più in là di dove si spinge la nostra conoscenza, e poi ancora un po' al di sopra e oltre le difese delle nostre previsioni, allora forse accoglieremmo le nostre tristezze con una fiducia maggiore che le nostre gioie. Perché, sentite che bello, eh? Perché sono gli attimi in cui qualcosa di nuovo si è fatto strada dentro di noi. Qualcosa che non conosciamo, è il futuro che ci viene incontro, la nostra tristezza è la reazione a qualche cosa che sta avvenendo, che non sappiamo qualificare. I nostri sentimenti ammutoriscono in una timorosa sottomissione, tutto indietreggia dentro di noi, si crea un silenzio e ciò che è nuovo, che nessuno conosce, si trova là, nel centro, e tace. Che bella immagine, no? Non avere paura delle tue tristezze. C'è il futuro che sta entrando in te e signoreggia lì, e tu sei come sospeso. Va bene, lascia che parli. Interrogalo. Non scappare. Perché sono così inquieto in questo periodo? Perché sono così agitato? Perché sento questa pesante? Perché? Interrogalo. Chiediglielo. Non scappare. Non dare la colpa a qualcun altro. Sul tema della tristezza ti scrivo delle belle pagine, però qui non abbiamo il tempo e quindi ve le leggete voi. Ho messo lì questa bella foto di quando Eti ha 16 anni con tutta la famiglia. Il tema del prendersi sul serio, allora, abbiamo sfiorato prima, siamo in fondo a pagina 8. Prendersi sul serio, a un certo punto, 8 giugno del 42, Eti scrive: credo che questo sia un inizio e credo di essere sul punto di maturare lentamente verso questo obiettivo. Prendersi sul serio, non troppo sul serio, ma sul serio. Cioè, credere in se stessi e credere che abbia un senso cercare di trovare la propria forma. È una delle prime parole che abbiamo trovato nel diario, no? I nostri genitori, i loro talenti, non hanno dato neanche una forma ai loro talenti, dobbiamo darla noi la forma, ai talenti loro in noi, eh? Dare forma alla propria vita, metterci mano. Si scappa tanto spesso da se stessi, lo si vede e sente continuamente attorno. Sulla base del motto, non è poi così importante, oppure accadono tante cose più importanti in questo mondo che non posso certo dare troppa importanza a me stesso. Un sacco di gente che dice: no, non ho tempo di fermarmi per guardarmi in cuore, ci sono cose più importanti che stanno avvenendo, c'è Hitler, c'è... e ti dice: queste sono tutte scuse. Oggi funziona un po' così, magari, da dire: no, io non ho tempo adesso di andare allo strizzacervelli a cercare di capire cosa c'ho in cuore, no, non mi sono mai fidato degli psicologi. È questa roba qua, ragazzi, dai. Soprattutto i maschietti di solito fanno sto ragionamento, perché fanno più fatica a fermarsi. E dai, prendersi sul serio, cioè dire: c'è qualcosa che sta maturando in te, magari... creare uno spazio dove tu possa raccontare liberamente, così che un altro ti dia una chiave di lettura che magari non ti viene facile e su cui puoi lavorare, ma perché no? Ma perché no? Poi mi fa morire quelli che dicono, adesso lo dico così simpaticamente, no? Mi fa morire quelli che lo dicono nel nome della fede! No! Lo psicologo, per carità, no, piuttosto vado dal prete. A parte che è gratis, siamo d'accordo, però a parte questo non c'è un gran vantaggio, due cose... un po' diverse, no? Vabbè. Prendere sul serio le proprie ispirazioni, no? E dice: e così tante cose restano a giacere nelle persone come materiale grezzo, la ricchezza, la vita non vissuta, perché la gente crede che la sua materia non sia degna di elaborazione. Ecco, Eti invece vuole prendersi sul serio, per questo si mette tanto in ascolto di sé, vuole cogliere il tesoro sommerso nello stagno della propria solitudine,
Mi veniva in mente quel passo dei Vangeli in cui Gesù mostra di prendersi sul serio. Il rabbino comunque il giovane carpentiere di Nazareth, giovane adulto, cioè sui 30 anni circa, forse di più, che va a ricevere il battesimo Giovanni il Battista lungo il Giordano, lì vive un'esperienza straordinaria che non sappiamo bene definire, naturalmente, forse Gesù stesso non sapeva bene raccontarla, o meglio la racconta attraverso delle immagini: il cielo che si apre, la voce che sente, tu sei il mio figlio amato, la voce dal cielo e lo spirito che scende in forma di colomba. Sono immagini con cui Gesù sta cercando di dire: ragazzi, ho vissuto una cosa straordinaria. E poi si ritira nel deserto perché deve cercare di mettere a fuoco quello che è accaduto, vuole ascoltare il turbinio che gli si muove nel cuore, vuole dargli un nome, ed esce da quel tempo di silenzio dicendo: beh, io ho fatto un'esperienza di amore molto profonda, tu sei il mio figlio amato, in te ho posto il mio compiacimento, la mia gioia. Questo ha sentito Gesù, per così dire, in quell'esperienza lì. Chi di noi ha vissuto dei momenti in cui ha sentito l'amore dilagare in lui? O perché sei innamorato, o perché un'amicizia profonda, di quelle che ti cambiano la vita, l'ha sorpreso, o perché si è improvvisamente sentito amato dal Dio vivente e l'ha incontrato in qualche modo. Queste esperienze di amore così forte ti riorientano la vita, e Gesù vive questa cosa qui e la prende sul serio. Primo, perché si prende del tempo lungo di silenzio e solitudine per chiedersi: che cos'è che ho vissuto al Giordano? Credo di averlo già detto qualche volta, ma mi viene in mente, quindi lo dico, no? Come Etty dice, la gente si tiene dentro le sue ricchezze e non dà credito. Oggi rischiamo di vivere anche l'opposto. Cioè, uno vive una minima roba e la grida subito, no? La mette subito sui social. Non c'è il tempo della maturazione, sì, l'abbiamo già detto l'altra volta questo, se non voglio ripetermi. Però il tema è sempre questo. Se tu dai credito a qualche cosa che ti sia acceso dentro, se gli dai credito, ci lavori. Te lo tieni lì e ci lavori. Non lo rimuovi e non lo schiaffi in prima pagina sul giornale. Calma, ci lavori, magari ti confronti, ci preghi su, lo porti davanti al Dio vivente dicendo: Signore, a me sembra di vivere questa cosa. Scrivi, mi sembra che sia accaduta questa cosa, adesso vediamo. Scrivi, così tra un mese, quando riprendi in mano quelle pagine, fai il confronto e capisci che percorso hai fatto. Cioè, bisogna lavorarci sulle robe. Ecco, Gesù prende sul serio quella intuizione fondamentale che ha avuto al Giordano, quell'esperienza fondamentale. La ricchezza di cui Gesù diventa scrigno è l'amore del Padre dei Cieli. E quindi capisce un po' per volta che quella sarà la sua gioia, la sua missione, la sua passione, il suo desiderio: annunciare al mondo, guardate, Dio entra nel mondo attraverso di me in modo nuovo, il suo perdono incondizionato, io sono l'uomo dello spirito, sono qui per donarvi lo spirito, cioè il perdono dei peccati, la possibilità di ripartire, di non rimanere impegolati nelle malefatte in cui vi siete impiastricciati, c'è la possibilità di ricominciare, vi porto questo. Ma Gesù, per poter essere convincente su questo, deve avere preso sul serio tutto questo. Anche Etty prende sul serio le sue intuizioni. Allora passiamo al tema della preghiera. E lì ho messo questa citazione che conosciamo molto bene, ormai a memoria, no? Dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più spesso essa è ricoperta da pietre e sabbia. Allora Dio è sepolto, allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. La
formidabile immagine per cui ognuno di noi custodisce la sua sorgente interiore che spinge per rendere fecondo il mio giardino interiore, spinge, non è che devo scavarla io sta sorgente, c'è già la sorgente, il mio compito è di tenerla libera, perché se si riempie di pietre e sabbia, di rancori rimestati, di senso di sfiducia, di cinismo, di egoismo becero, di tutte queste robe qui, pietre e sabbia, allora la sorgente fa fatica a buttare fuori l'acqua. C'è bisogno di liberarla la sorgente. C'è una bella pagina che ho messo lì di Eti in cui dice: c'avevo dentro ste pietre e sta sabbia, cioè in quel momento ero gelosa perché Speer una volta di più mostrava di avere qualche preferenza per qualcuno, insomma ero un po' depressa, un po' triste, un po'... E allora ho preso in mano il Nuovo Testamento, come mi ha insegnato a fare Speer, sono andato a cercare la prima lettera ai Corinzi, l'inno alla carità che mi piace tanto, e me lo sono riletto una volta di più. Ed è stata per me come, dice, una verga da rabdomante che sferzava il fondo duro del mio cuore, facendone improvvisamente scaturire sorgenti nascoste. Questo è il lavoro spirituale. Ognuno di noi lo chiami come vuole, ma nessuno di noi ne può fare a meno. La domanda è: che cosa mi aiuta a liberare le mie sorgenti interiori da pietre e sabbia? Che cosa mi aiuta? Dei tempi di silenzio? Delle relazioni di amicizia? Poter condividere apertamente quello che ho nel cuore con qualcuno? Scrivere? Passeggiare? Vedere l'Inter? Di questi tempi le sorgenti scaturiscono, va bene. Allora, capisce che sto correndo, Va bene, passiamo alla seconda parte del tema della preghiera, perché questo mi sta a cuore. Eti che scrive, siamo a pagina 10. A volte vorrei rifugiarmi con tutto quel che ho dentro in un paio di parole. Ma non esistono ancora parole che mi vogliono ospitare. È proprio così. Io sto cercando un tetto che mi ripari, ma dovrò costruirmi una casa pietra su pietra. E così ognuno cerca una casa, un rifugio per sé. E io mi cerco sempre un paio di parole. Che cos'è che sta dicendo Eti? Cerco un paio di parole in cui rifugiarmi. Cosa vuol dire? A volte mi sembra che ogni parola che viene detta e ogni gesto che viene fatto accrescano il grande equivoco. Allora vorrei sprofondare in un gran silenzio, vorrei anche imporre questo silenzio agli altri. Sì, a volte qualunque parola accresce i malintesi. Su questa terra troppo loquace, lo scrive nel 1941, oggi cosa dobbiamo dire? Terra troppo loquace, mamma mia. Malintesi, vabbè. Trovare rifugio in un paio di parole. Mi sono chiesto a lungo cosa voglia dire. Io immagino questo. Ho immaginato Gesù che conclude l'ultima cena e quindi conclude la preghiera dei salmi che si pregano nella cena pasquale, no? Quei salmi, il grande Hallel, si conclude con queste parole: eterno è il suo amore. Il suo amore, l'amore di Adonai, del Signore, è per sempre. Il suo amore è per sempre. E io immagino che Gesù esca dal cenacolo, dove ha mangiato coi suoi, dove ha lasciato andare Giuda, che ormai va per il suo sentiero, e Gesù si avvia attraverso la notte, con tanta gente che sta festeggiando la Pasqua, attraversa Gerusalemme e poi scende nel silenzio del torrente Chedron, risale dall'altra parte e arriva all'orto degli ulivi. E continuamente Gesù porta con sé questo paio di parole, dice Eti. Trova nutrimento e rifugio in queste parole: il suo amore è per sempre, il suo amore è per sempre. Io le immagino Gesù che le respira queste parole, no? Il suo amore, inspirando, è per sempre, espirando. E mentre cammina
lega il respiro al suo passo e si nutre di queste parole perché sa che sta andando incontro a una notte durissima. Ecco cosa vuol dire cercare rifugio in un paio di parole. E quando sarà davanti ad Anna, e poi sono sacerdote, poi a Caifa, e poi a Pilato il mattino dopo, quanto più procede la passione di Gesù, tanto più Gesù diventa silenzioso, parla pochissimo, sempre meno. Perché, come dice Etti, ogni parola a quel punto diventa fraintendimento, diventa un'occasione per gli altri di prendermi a sberle. Quindi Gesù comincia a tacere, ma dentro di sé possiamo immaginare che continui a dimorare in quelle due parole. Il suo amore è per sempre. E quando lo flagellano e quando lo conducono al ludibrio pubblico in mezzo alla gente e quando lo inchiodano, il suo amore è per sempre. Trovare rifugio, due parole che mi nutrano. Ognuno faccia questo esercizio qua, che cosa stiamo aspettando? Questo è un modo per prendere in mano il gomitolo aggrovigliato del proprio cuore e farne qualcosa, perché vuol dire respirare preghiera. E questo ha un effetto, provare per credere, ognuno si eserciti, insomma. Scelga delle parole che sente sue, preziose, nutrienti per lui, in cui potersi rifugiare. E queste parole di amore continuamente accolto, sono, siccome l'amore è potente, sono le parole che faranno risorgere Gesù dai morti, se vogliamo dirla così. Sono come gocce di fuoco liquido, scrivo lì, mi ha preso una vena poetica, come gocce di fuoco liquido che scorrono, lascia perdere. Però, insomma, questo è il tema, no? E siccome il destino del fuoco è di trovare la via del cielo, vabbè, dai, poi ve lo leggete. Però questo, quali parole mi nutrono? Perché di parole ne sentiamo troppe, troppe, siamo stufi di parole, nauseati di parole, ne diciamo anche tante. Allora invece due parole in cui poter trovare rifugio. Ampiezza e vastità sono termini che tornano spessissimo nel diario, ma noi zompiamo bellamente tutta questa parte e andiamo alla terza pagina che Anna ci legge, qui il dialogo di Etti con Dio diventa esplicito. Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte, per la prima volta, ero sveglia, al buio, con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani, ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me. E cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali, ma anch'esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità. Più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. E altre persone, che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. Dicono,
non prenderanno proprio me. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po' più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso, d'ora innanzi, e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con me vivrai anche tempi magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia, ma credimi, io continuerò a lavorare per te e a esserti fedele e non ti caccerò via dal mio territorio. Lunedì sera, le 9:30, senza pietà, senza pietà, ma tanto più misericordiosi dobbiamo essere noi nel nostro cuore. La mia preghiera di stamattina presto non voleva dire nient'altro che questo. Mio Dio, è un periodo troppo duro per persone fragili come me. So che seguirà un periodo diverso, un periodo di umanesimo. Vorrei tanto poter trasmettere ai tempi futuri tutta l'umanità che conservo in me stessa, malgrado le mie esperienze quotidiane. L'unico modo che abbiamo di preparare questi tempi nuovi è di prepararli fin d'ora in noi stessi. In qualche modo mi sento leggera, senza alcuna amarezza e con tanta forza e amore. Vorrei tanto vivere per aiutare a preparare questi tempi nuovi. Verranno, di certo. Non sento forse che stanno crescendo in me ogni giorno? Stamattina ho pregato pressappoco così. Mi è venuto spontaneo di inginocchiarmi su quella dura stuoia di cocco del bagno e le lacrime mi scorrevano sul volto. E credo che quella preghiera mi abbia dato forza per tutto il giorno. Questo tema dell'inginocchiarsi salta fuori a un certo punto nelle pagine di Etty. A un certo punto scherza e dice: magari un giorno potrei scrivere la mia storia intitolandola La ragazza che non sapeva inginocchiarsi, perché è un gesto che le è estraneo, ma a un certo punto comincia a sentire più volte il bisogno di mettersi in ginocchio. Che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che sta donna sta percependo il senso del mistero che si rende presente nella sua vita ed è colma di tale gioia, di tale gratitudine che ha il desiderio di onorare questa presenza e non trova altro modo che di mettersi in ginocchio anche in bagno. Chi ha vissuto dei passaggi di vita così sa di cosa si tratta, no? Sei così presa dal senso della gratitudine per l'amore che ti attraversa che vuoi gridarlo in qualche modo e lo gridi attraverso il corpo. Questo sta vivendo. Se non che i tempi in cui vivetti sono tempi bui. Nel 40 i nazisti arrivano nei Paesi Bassi e un po' per volta le leggi razziali fanno il loro corso anche lì, quindi anche Etty. Non ne troviamo tantissimi segni, soprattutto nella prima parte del diario. Poi, man mano che Etty approfondisce il tema della conoscenza di sé, cominciano a rimanere anche le tracce delle leggi razziali. All'inizio le prende anche con molta libertà, dice: va bene, mi impediscono di andare in bici, andrò a piedi, mi impediscono di stare nel bosco, mi basta un albero sotto il quale stare, questo non possono tirarmelo via, mi impediscono di stare sotto il cielo dentro di me non possono tirarmelo via, no? Molto libera, sente forte. Poi, man mano che la situazione degenera, anche Etty è messa sotto pressione, soprattutto quando vengono tirati dentro e internati a Westerbork i suoi familiari. Allora Etty vive una crisi molto profonda, perché dice: una cosa è lavorare su di me per reggere il peso di quel che avviene, io ne porto il peso, ma non posso salvare i miei e questo mi distrugge. Dovrà fare profondamente i conti con questo, perché
l'insopportabilità della propria impotenza davanti al dolore e al pericolo delle persone che amiamo, ovviamente, no? Dovendo fare delle scelte, scelgo di stare in questi ultimi 10 minuti sugli ultimi 2 punti, perché sembra importante per dare una prospettiva conclusiva su Eti. Capite che in 1 ora e mezza, voglio dire, abbiamo fatto 2 bracciate di nuotata in questo oceano. Sul tema della fiducia, richiamo quella pagina di Rilke, sempre nelle Lettere a un giovane, sul tema di che cosa vuol dire vivere nella fiducia. Scrive così, siamo in fondo a pagina 14. Essere artista, che nel linguaggio di Rilke vuol dire vivere davvero, vivere pienamente, significa niente conti, niente calcoli, maturare come l'albero che non fa violenza alle proprie linfe e sta ritto nelle tempeste della primavera, fiducioso, senza il terrore che l'estate alla fine non riesca ad arrivare, perché arriva nonostante tutto, ma arriva soltanto per coloro che sono pazienti, che stanno là come se l'eternità si estendesse di fronte a loro, così lievemente e quieti e vasti. Lo imparo ogni giorno, lo imparo tra le sofferenze alle quali sono grato. Pazienza è tutto. La pazienza, capacità di portare il peso del tempo che ci vuole perché le cose accadano. Accompagnare i processi, non puoi forzare la linfa, non puoi forzare gli avvenimenti, puoi lavorare su di te per reggere le sbelle della tempesta, dicendoti il suo amore è per sempre, l'amore troverà il modo, la vita troverà il modo, adesso è inverno, prendo le sberle del vento, ma non è sempre stato così e non sarà sempre così, questo vuol dire, no? Fiducia, e ti continuamente lavora su questo. È tipico per me, scrive, io so che certe cose, siamo a pagina 15, grandi o piccole, si aggiustano, anche e soprattutto se sono cose materiali. Non mi preoccupo mai per il domani. Per esempio, so che tra poco dovrò andarmene di qui, questo lo scrive l'11 luglio 42, il 30 luglio 42, dovrà lasciare la sua casetta, la sua stanzetta, la sua scrivania per entrare a Westerbork. Il campo di smistamento degli ebrei verso poi Auschwitz, la Polonia e la Germania. Ma per me stesso non mi preoccupo mai, perché so che qualcosa succederà. Se si proiettano le proprie preoccupazioni sulle varie cose che devono accadere, si impedisce a queste cose di svilupparsi in modo organico. Ho una fiducia così grande. Non nel senso che tutto andrà sempre bene nella mia vita esteriore, ma nel senso che anche quando le cose mi andranno male, io continuerò ad accettare questa vita come una cosa buona. È un po' diverso, no, dal dire andrà tutto bene. Andrà tutto bene un cacchio, perché se la tempesta deve arrivare, arriva. Però puoi lavorare sul tuo modo di starci dentro, questo sì. Sarebbe interessante, no, che ognuno di noi si chiedesse quel andrà tutto bene che circolava nel 2020, cos'è diventato? Perché il virus è passato, ma io cosa ho imparato? Come ci ho lavorato dentro? Come mi sono radicato nel giardino della vita per reggere il peso di quello che arriva? Molte persone mi rimproverano per la mia indifferenza e passività e dicono che mi arrendo così, senza combattere. Perché le dicono, Eti, tu hai la possibilità di scappare, scappa, scappa. E Eti dirà, io non scappo, cosa devo scappare? Io voglio andare a condividere la vita del mio popolo. E quindi avrà la possibilità di non andare a Westerbork e lei ci andrà. Questa è Eti Hillesum. E questo dopo il suo lavoro di 1 anno e mezzo sul diario e dell'anno successivo, insomma, non è una cosa estemporanea, è il frutto di un lavoro interiore, di liberazione delle sorgenti d'acqua viva di lei.
Dicono che chiunque possa sfuggire alle loro grinfie, le grinfie dei nazisti, deve provare a farlo. Che questo è un dovere, che devo far qualcosa per me. Ma questo conto non torna. In questo momento ognuno si dà da fare per salvare se stesso. Ma un certo numero di persone, un numero persino molto alto, non deve partire comunque. Cioè, mi nascondo io, un altro prenderà il mio posto, e allora? Il mio posto sul treno di deportazione. Il buffo è che non mi sento nelle loro grinfie. Sia che io rimanga qui, sia che io venga deportata. Trovo tutti questi ragionamenti così convenzionali, primitivi, non li sopporto più. Non mi sento nelle grinfie di nessuno. Mi sento soltanto nelle braccia di Dio, per dirla con enfasi. E sia che ora io mi trovi qui a questa scrivania terribilmente cara e familiare, o fra un mese in una nuda camera del ghetto, o forse anche in un campo di lavoro sorvegliato dalle SS, nelle braccia di Dio credo che mi sentirò sempre. Ah, forse mi potranno ridurre a pezzi fisicamente, ma di più non mi potranno fare. Gesù che ne... questa evidentemente ha letto Vangelo più volte, no? Gesù che dice, guardate, potranno anche farvi fuori, ma non un capello del vostro capo vi verrà portato via. Vi fanno fuori e poi che potere hanno? Non abbiate paura di chi ha potere sul vostro corpo. Ecco, queste evidentemente sono parole in cui, quelle due parole ad esempio, in cui Eti si è rifugiata. E forse cadrò in preda alla disperazione e soffrirò privazioni che non mi sono mai potuta immaginare, neppure nelle mie più vane fantasie. Ma anche questo è poca cosa, se paragonato a un'infinita vastità e fede in Dio e capacità di vivere interiormente, cioè di lavorare su di me per reggere il peso delle circostanze. Può anche darsi che io sottovaluti tutto quanto, perché poi Eti è determinata, ma è anche saggia e sa che il futuro non è nelle sue mani. Però il suo modo di starci dentro sì. E quindi, conclusione, durante l'estate del 42 la vita di Eti conosce questa svolta, appunto, perché dal 30 luglio del 42 trascorrerà quattro periodi prolungati a Westerbork, tre volte due settimane, periodi di due settimane nel 42, e poi dal 5 giugno al 7 settembre del 43. Il 7 settembre Eti, insieme alla famiglia, viene caricata su uno dei vagoni merci del treno che deportano ad Auschwitz. I genitori muoiono subito dopo tre giorni di viaggio, appena arrivati ad Auschwitz vengono registrati il giorno stesso come morti, non si sa se fossero morti durante il viaggio o vengono subito passati nella camera a gas. Dicevo che Eti viene registrata come defunta il 30 novembre, ma la Croce Rossa segna questa data probabilmente senza cognizione di causa. Dato di fatto è che muore, non si sa bene quando. Ma quell'ultimo periodo a Westerbork segna il passaggio di Eti da una attenzione primaria alla propria interiorità a un baricentro altro. Il centro di interesse della sua vita non è più il suo intimo, ma le persone che la circondano. Si immerge fin da subito nella vita del campo e la sua preoccupazione di autoanalisi passa in secondo piano. Scrive così: l'attenzione si concentra a tal punto sul prossimo che ci si dimentica di se stessi, e in realtà è meglio così. Sente di diventare un centro di tranquillità in quel manicomio, tutte espressioni sue, il cuore pensante della baracca, un balsamo per molte ferite. Questa è l'ultima pagina del diario, 13 ottobre del 42, scrive questo: si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite, per molti altri. Oggi un'amica mi ha segnalato un'altra pagina che non ho messo dentro, straordinaria, in cui Eti dice: ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e l'ho distribuito agli uomini, linguaggio eucaristico, no? Perché no? Erano così affamati e da tanto tempo. Ecco, straordinario vedere come
il baricentro si sposta e ti comincia a non più a tenere conto tanto delle proprie risonanze interiori quanto comincia a fare la cronaca delle tribolazioni che subisce o vede abbattersi sui compagni. L'interesse che nutriva per se stessa è superato dall'amore per gli altri, si dà da fare, interviene per alleviare le sofferenze altrui, portando una tazza di caffè, portando dell'acqua, abbracciando i neonati. Ci sono delle pagine da brividi in questo, no? Etty che diventa pane per gli altri, sente di essere spinta a questo. Vivere è un bene ovunque, anche dietro il filo spinato e dentro baracche tutte spifferi, scrive in una lettera, purché si viva con l'amore necessario nei confronti degli altri e della vita. Una cosa a cui Etty non cederà mai è l'odio. Scrive proprio che non vuole cedere all'odio perché l'odio soffoca il cuore, no? Soffoca l'anima. Dice: oggi c'è questo odio dilagante nei confronti dei tedeschi, ma non è che tutti i tedeschi, basterebbe un solo tedesco buono per salvare tutto il popolo, e non si può fare tutta l'erba un fascio. A proposito di odio che oggi è amplificato in tanti modi, perché dice no all'odio? Perché non vuole rimanere soffocata lei. Allora, ho messo a conclusione questo passo tratto dal libro di Todorov, Resistenti, storie di donne e uomini che hanno lottato per la giustizia, un bel libro, uno dei capitoli è su Etty, ma non lo leggiamo. Il motivo per cui abbiamo attraversato queste pagine è che vogliamo chiedere a Etty di accompagnarci a mettere mano al gomitolo aggrovigliato del nostro cuore, soprattutto chi di noi attraverso un tempo di confusione, di desolazione, di interrogativo sul senso della sua vita, ecco, trova qui una buona amica. Un'ottima amica se si legge tutto il malloppo, ma una buona amica anche se si legge quello lungo un quarto, è comunque un'ottima selezione. Nella preghiera del Padre nostro portiamo Etty, portiamo tutti coloro che stanno cercando il loro sentiero nella vita, tutti coloro che come Etty vogliono essere pane spezzato per la vita di altri, tutti coloro che hanno il coraggio di varcare la soglia di ambienti difficili, di dolore, come lei ha fatto a Westerbork, per portare speranza, fiducia. Ecco, nella nostra preghiera prendiamo tutti loro e li nutriamo di forza e di impegno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi chiedo ancora un minutino, quindi vi invito a sedervi perché un minuto mio vuol dire 10 minuti. No, saremo velocissimi. A marzo non ci troviamo, ci troviamo invece il 18 aprile, vedete lì, prossimo appuntamento, Claire Keegan, Piccole cose da nulla, questo è un racconto di 100 pagine, merita, e quindi vi invito a leggerlo, molto molto, vediamo cosa verrà fuori. Non ci vediamo anche perché invece a marzo, chi avesse voglia, qui, sempre in chiesa, nelle date 12 e 14 marzo, 19 e 21 marzo, 4 serate, 2 martedì e 2 giovedì, affrontiamo la lettura del libro di Giona. Sono 4 capitoli il libro di Giona, quindi un capitolo per ogni sera. Siamo 4 commentatori che si alternano e ogni sera c'è un'introduzione del commentatore e poi semplicemente la lettura di quel capitolo. Basta, alle 9 si va a casa o in discoteca come volete, ognuno va, però se qualcuno volesse questa è una possibilità. 12 e 14
e 19 e 21 marzo, dalle 20 alle 21, qui. Poi vi segnalo che sabato, dopodomani, Suor Anna ci intrattiene con una meditazione durante il ritiro che si tiene a San Simpliciano. Chi avesse desiderio di un ritiro quaresimale, un tempo di distensione, di ascolto della parola di Dio, di ascolto del proprio cuore, ecco, sabato alle 9 in chiesa a San Simpliciano inizia la mattinata di ritiro che si conclude alle 12. Uno viene, sta lì il tempo che vuole, che può, e ascolta la meditazione di Suor Anna e poi il suo silenzio. Ecco, questa è una possibilità. Poi all'uscita trovate delle simpatiche signore e signori che vedrete munite di un grossissimo contenitore. Laura, fai vedere il contenitore? Ecco, vedete, piccolino, bisogna riempirlo per forza, per le offerte. Così chi vuole contribuire alle spese della serata lo può fare. Se volete, qui ci sono dei libri miei. È uscito questo qui un paio di settimane fa, piccolino, Vento e Sorgente, si intitola. Sono quattro brevi meditazioni sul tema della preghiera, sempre nell'intreccio tra letteratura e quant'altro, chi volesse questo. Costa 14 euro, è piccolino, cosa facciamo 10, dai, così va bene, mettete lì e va bene. Poi Valeriano ha allestito il banchetto dei libri, lo ringraziamo sempre. Ringraziamo Marto e Claudio che hanno curato la registrazione che troverete a breve su YouTube. E poi ringraziamo Anna con un grande applauso. Ringraziamo Ale che l'ha aiutata a prepararsi. Dalla prossima volta rievremo Ale. Bene, mi sembra di avervi detto tutto. Oh, buona Pasqua se non ci vediamo prima, eh? Buona serata, buona Pasqua e alla prossima. Grazie.